Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video e diciamo che con questo appunto video diamo inizio al vlog e abbiamo ricevuto qualche domandina e quindi rispondiamo. Passiamo a rispondere appunto ai diretti interessati e ai non diretti interessati. Beh, dico sì. Niente. Partiamo subito con le domande. La prima domanda la fa la Tana Mister X, Chiara, quindi Chiara, sì, si è filmata Chiara. E ciao Chiara, appunto. La domanda è: fra Demon's Souls, Dark Souls 2 e Bloodborne, qual è quello che ci è piaciuto di più e quello che ti è piaciuto di meno? Ok. Cominciamo a rispondere con quella, poi. Inizio io. Ok. Senza allungarmi di troppo, io come atmosfera preferisco i Dark Souls. Dark Souls e Dark Souls 2, scusate, rispetto a Demons e Bloodborne. Quindi, al primo posto, cioè, quello che mi è piaciuto di più è Dark Souls, il primo. E quello che mi è piaciuto di meno, però, mi è piaciuto di meno, appunto, ma non è che è brutto roba simile. Comunque è Demon's Souls. Mi è piaciuto di meno rispetto agli altri. Sempre gran gioco anche quella, per carità, però se devo proprio scegliere, ecco, dico lui. Tu? Io... Ma questo è difficile per me come domanda. Però anch'io opto per il... come gioco che ho preferito tra tutti di più il primo Dark Souls, perché ci sono più personaggi a cui mi sono affezionata, e tra cui Sif, ovviamente. Come si può vedere, e Artorias, e poi tutta proprio, insomma, tutta la lore in sé, in sottofondo, mi ha conquistato di più. Al secondo posto io metto Demon, mi è piaciuto di più Demon, terzo posto Dark Souls 2, e poi Bloodborne, ma solo perché ancora non l'ho giocato a fondo, e quindi non posso proprio dare una valutazione piena per quello. E basta, direi. Altra domanda di Chiara, però non so se è rivolta solo a me, perché c'è scritto altra domanda per Shinigami. Penso di te. Il gioco che ti ha messo a dura prova nella tua vita. Se parliamo di questa generazione, cioè comunque della generazione attuale, quindi compresa la current gen e quella abbastanza più recente, ecco, quindi parliamo Play 3 e Xbox 360, Wii, eccetera, eccetera. Per quello dico i Souls comunque, ecco, così almeno non facciamo un torto a nessuno. Anche se secondo me Dark Souls 2 è un po' più semplice rispetto a tutti gli altri, comunque. Ma penso che perché ci hai preso la mano, tipo. Vabbè. Tutti dicono che Demon è più difficile, io avendoci giocato dopo l'ho trovato più semplice. No. Comunque. Grazie Chiara per le domande. Grazie ovviamente. Chiara, leggiamo le altre. È stata la prima. Sì, poi subito dopo Derek, Fear Hornist. Ciao Derek. Spero di pronunciare bene il nickname. Che ci chiede: da quanto tempo siete su YouTube? Tanto qualcuno ti lo spiega. Esatto. Allora, attivi non da tantissimo, un anno e mezzo, sì, forse due annetti che carichiamo attivi. Comunque roba in maniera. Però siamo da prima. Da 2012 forse, che siamo iscritti come GamerScript, sì, prima era GamerScript Forum, eccetera, eccetera. Sì. Poi ci chiede: qual è stato il gameplay fra quelli fatti finora che vi siete divertiti di più a fare? Vabbè, io ne ho fatto ancora poco, quindi quello che mi sto divertendo di più a fare è Harry Potter, che devo andare avanti, ho già uno pronto, devo soltanto renderizzarlo e caricarlo. E quindi ne ho fatti pochi, lei sicuramente ha più ampia scelta rispetto a me. Io me la gioco in due, mi sa. Dark Souls il secondo, perché è stato il primo vero gameplay serio, diciamo, che ho fatto, e quindi mi sono divertita molto a mettermi in gioco, anche perché era una blind, non sapevo niente, e quindi appunto mi mettevo in gioco. E poi devo dire anche Deep Darkness, quello che sto caricando adesso, mi sta piacendo molto sia giocarlo che farci la serie sul canale, perciò se la giocano... Salutiamo il creatore. Esatto, Mirko Onorata. Ti chiami come me, quindi. Esatto. E poi il vostro gioco preferito di sempre, generale. Vabbè, di sempre il mio gioco preferito di sempre è Pokémon rosso e blu.
la saga è Pokémon, io sono amante di Pokémon, un po' la follia, quindi quello non verrà mai scavalcato penso da nessun gioco, quindi... Resident Evil 3 Nemesis, okay. Anche il motivo per cui insomma mio nickname è Jill. Attualmente, la quarta domanda, ultima, di Derek, attualmente qual è il gioco che vi ha stupito di più? Stupito? In senso buono, penso. Sì, Mi ha stupito di più. Allora, per quel che mi riguarda, di questa generazione, ovviamente, se no continuo a ripetere anche il Pokémon, e non fai caso. E di questa generazione del gente è stato Ni No Kuni, però già lo sapevo che mi sarebbe piaciuto. Lucidonio per la domanda, già lo sapevo che mi sarebbe piaciuto. Quindi, come allora, più diciamo, rispondendo a più miratamente alla domanda, dico BioShock Infinite. Che era partita che non è che mi andassi matto, perché non vado matto per quei tipi di giochi. Poi la trama e tutto il resto mi ha portato ad amarlo, non mi staccavo più, lo dovevo finire per forza. E è finito al bacio, quindi amore. dico quello. No, amore no, però... Beh sì, comunque ti ha appassionato, ecco. Insieme a quello posso aggiungerci Fallout 3, che ricordo che lo giocai quasi subito all'uscita, non mi piacque più di molto. Lo trovai diversi anni dopo in Limited Edition, decidi di prenderlo, lo giocai e me ne innamorai perdutamente. E mi adesso ricordo, è quindi la Limited, immaginare. L'avevi trovata giù, sì, da me. A Davos, sì. 10-15 anni. Sì, pochissimo. E adesso sto aspettando un matto. Beh, fatto, no. Sì. Come New Vegas. No, però no. Non mi è piaciuto New Vegas. Beh, passo io, mi hai fatto venire l'idea, quindi direi per questa generazione anch'io Bioshock, come insomma si pronuncia Sarrange. E lo dico perché insomma a me che in prima persona non piacciono particolarmente, però c'era questo mio amico che tra l'altro è il prossimo, mi ha fatto le domande, e che lui mi diceva sempre ma giocalo, fidati di me, giocalo, io all'inizio ma sì, va bene, comunque alla fine poi appena l'ho fatto partire, pian piano che mi sono messa nella storia, me ne sono innamorata sempre di più, il primo ovviamente, sto parlando del primo. No, Bioshock. Ah, Bioshock. Sì. E insomma le sorelline di Daddy mi è piaciuto così tanto che mi sono fatta la seconda run per farmi sia quello di salvarle le sorelline e invece no quello di prosciugarle e niente e beh, poi tu potresti mettere anche per esempio Dark Souls. Beh, Dark sì, Souls anche. Lo comprai io, esatto. Inizialmente perché mi attirava a me, poi non ho avuto proprio neanche un secondo per giocarlo. Beh, perché? E se l'hai giocato lei. Non ha avuto il secondo per giocarselo perché l'abbiamo preso il Natale che è uscito, che io sono andata da lui. E poi quando io sono scesa me lo sono portata dietro e quindi lui non l'ho avuto più. E poi mi sono innamorata anch'io di quello. Infatti diciamo che tra i due quella che lo ama di più sono io. Anche lui, non dico, però. Però è partita la mano. Esatto. Quindi potresti aggiungere anche Dark Souls. Aggiungo anche Dark Souls. Ok, salutiamo Derek di nuovo, grazie anche a te per le domande. E passiamo all'ultima persona che ci ha fatto diverse domande, che è Stefano. Esatto. Stefanenko per gli amici. E partiamo con le domande. Numero 1, farete una live dell'imminente E3? Ah! Non penso. Okay. No, cioè io non parteciperò quasi sicuramente. Beh, perché... Dipende qua... Quando inizia le 3? Che ora? È lunedì, mi sembra, quindi. No, è martedì inizia. Lunedì c'è la conferenza Bethesda. Ok. Però inizia il giorno dopo le vere e proprie 3. Però, comunque dipende tanto anche dagli orari di lavoro. Tipo io il martedì ho la giornata libera, quindi qualcosina la potrei fare. Sì, ma Stefano, lui intende la live, penso, mentre c'è le 3. Mentre c'è le 3, sì. Infatti ho detto a parte che la connessione non ce lo permetterebbe mai. In primis di fare uno streaming e una live purtroppo sì. Non ce la permetterebbe e poi comunque io dico di no assolutamente perché pure voglio seguirmi e stare attento a quello che dicono e lui non ce la fa fare due cose contemporanee. No, non mi va di stare a perdere a parlare mentre sto ascoltando, anche mi perdo delle cose. Quindi per me no.
poi adesso lo vuole fare, ma dubito ce la faccia con la connessione comunque. Faccio tutto tu. No? Non dico niente, faccio tutto tu, perciò. Quali giochi? Comunque, se sono online vi arriva la notifica e vedete. Sì. Quali giochi attendete di più che venga annunciato? O che è stato annunciato alle tre? Beh, ancora non è stato annunciato niente. No, tre. Però io vorrei tanto, tanto, tanto che Microsoft... Quantum Break. No, ho detto che non ci sarà. Allora se no... Verrà presentato insieme a Scalebound. Presentato. Al Gamescom. Fatto vedere qualcosa al Gamescom. Beh, allora Until Dawn. Quali giochi attendete di più? Until Dawn, Project Zero 5, se lo fanno, fanno vedere qualcosa che danno Leggere una... Posto, assolutamente. Che danno una data insomma precisa per l'Occidente e boh, e che ah cosa anche preso che ci sono, ma dubito vado a lettera perché non è in grado. Fallout 4 qual era l'altra? È il gioco qual è... l'altra è... o che è stato annunciato no io quelli Until Dawn e allora prima console e primo gioco su cui avete iniziato ad appassionarvi al gaming. Prima console Nintendo, Nintendo Entertainment System. Io Super Nintendo. E Super Mario Bros. E Duck Hunt era la combo, quella in due. Mi ricordo che ci giocavo al pomeriggio con mio papà. Però mi sono appassionata di più ai videogiochi con la PlayStation 1 e con Tomb Raider The Last Revelation. Successivamente giocavo di nascosto ai Resident Evil perché i miei fratelli non volevano e poi a casa di una mia amica ci davamo insomma i cambi o a casa tua o a casa mia e basta tu? Io ho console appunto Super Nintendo e il primo gioco di Super Nintendo è stato Super Mario Stars. Bello. Che ho strafinito in tutte le salse, insomma era bellissimo appassionare. Probabilmente è stato, anche se adesso non ne vado più molto matto, infatti tra poco esce un nuovo titolo, ma non mi interessa assolutamente, Metal Gear. No, io... Quindi PlayStation 1, non sto parlando di quello del NES. Futuri progetti del canale oltre ai gameplay? Beh, vlog? Io avevo in mente di fare anche una... Le video recensioni. Fate le video recensioni che vediamo se le faccio, insomma, perché se non faccio a parlare troppo seria. No, io parlo. Vabbè, allora le video recensioni che fa lui. Ma ho intenzione anche di fare delle storie, insomma, cioè non proprio storie. Okay. Non è anticipare niente, sì, una è già pronta. Esatto, comunque c'è una cosa pronta e poi insomma la faccio vedere. Sì. Una cosa legata al mondo orientale. Perciò poi vi do solo questo piccolo indizio e basta, è pronto. E quindi comunque cose così, live, vlog, gameplay, e video scaccio magari qualche volta, ci potrebbero così e così, insomma. Niente di particolare o serio per il momento, andiamo poi. Quinta domanda, gioco horror che vi ha messo più ansia? Beh, quello ne hai più te. Io ricordo che da piccolo avevo Resident Evil 1 e mi faceva paura da morire. Giocarci, quindi quello CD. Poi io non sono un grande appassionato di giochi horror, ho giocato poco e niente. E Vivo Within l'ho finito ma non mi è piaciuto. Ciao Nick, non mi è piaciuto molto. Okay. Bello, però c'è di meglio, insomma. Aspetta, ho fatto guardato se cosa c'era al cellulare. Vabbè, non mi interessa, ma comunque. Comunque dico Resident Evil, ma io non sono appassionato di horror, quindi... Io vado per... il primo Resident Evil, gli ultimi non sono horror. Beh, quando ero piccolina, il gioco che mi mettevo più ansia era Resident Evil 2, la stazione di polizia. Quando ero alla stazione di polizia morivo dalla paura. Però la saga che mi ha messo proprio più ansia fino a 18 anni, tipo Silent Hill. Io tutti i Silent Hill ho avuto una specie di blocco, non riuscivo a giocarci, arrivavo a un punto, poi mi alzavo, spegnevo la console e basta, insomma, non ce la facevo ad andare avanti, non lo so perché, infatti adesso poi mi sono armata di coraggio, la prima volta tra l'altro io sono riuscita a farmi tutti i Silent Hill grazie a te e a Daniele, che appunto me li avete fatti fare voi. E adesso mi sto rifacendo io tutta la maratona e fortunatamente ho superato questo... Grazie a Derek, stavolta. Esatto, grazie a Derek che mi ha fatto drogare, ecco, con i gameplay che sta facendo. E però come ultimo titolo
Io dico Alien Isolation. Niente da fare. Lo guardavo anch'io. È un survival horror davvero bellissimo. E consiglio a chi non l'ha giocato e a chi piace il genere di non lasciarsi ingannare dalla prima persona e di giocarlo, perché è bellissimo. Davvero. Contest futuri. Beh, quello abbiamo fatto su una pagina Facebook non molto tempo fa, abbiamo regalato un codice di Zelda Link Between Worlds. Yes. E abbiamo avuto anche diversi problemi perché all'inizio non partecipava nessuno, eccetera. Non lo escludiamo, però appunto se ci saranno, quando ci saranno più iscritti e tutto, sicuramente potremmo fare qualche metteremo in taglio qualcosa. Sì, adesso sì. Come adesso dubito. Cercheremo di fare anche qualcosa di fisico, perché a quanto pare la gente fanno schifo le cose digitali. Io capisco, insomma, che molte persone piacciono la cosa fisica, io sono la prima, però insomma, se mi regalano un codice di un gioco che costa 40 euro ancora non ci sputo. Poi me lo vado a comprare un giorno se vorrò il codice fisico. Poi. Però ho pazienza. Vabbè. Ognuno è fatto a suo modo. Farete mai raduno online in qualche gioco con i vostri iscritti? Si può fare, sì, quello non è un problema. Però il problema, purtroppo, io sempre non l'orario, la linea. La linea e l'orario anche. L'orario è anche un problema, perché bisogna esserci. Più che altro per il lavoro che faccio, sì, io, perché lavorando in un bar a volte mi capita anche di rimanere fino alla sera tardi a lavorare e tutto. Però questa è un'idea, quindi sì, non escludiamo. Grazie. Boh, finite domande. Per questo vlog anche tutto, direi, perché altre domande non ci sono. Comunque, se viene in mente qualcos'altro, ovviamente, non è un problema, basta scrivere nei commenti qua sotto. Se vi è piaciuto, ovviamente, il video, condividete, che almeno aumentano le domande. Sì. Si spera. E niente, cercheremo di prefissarci un giorno fisso per fare vediamo anche quante domande riceviamo, eccetera, perché se non riceviamo domande è inutile che facciamo una volta a settimana per fare cosa, stare fermi. Magari io opterei di farlo uscire il sabato, però poi in base alle domande facciamo o una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni. Quello sempre in base alle, insomma, alle domande che riceviamo. Se ne riceviamo tante, magari una volta a settimana è sabato, quindi le domande fino al venerdì, perché ovviamente registriamo un giorno prima, e le potete, insomma, rispondiamo alle domande che farete fino al venerdì, ecco. Ok. Niente, è tutto. Al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ciao.